Buongiorno amici di Nova News 24. Chiesta la squalifica al grande fratello VIP per Luca Onestini. I fan si rivoltano, ma di chi stiamo parlando? Ovviamente dei fan di Nikita Bellizzone. Luca Onestini fa un gesto verso Nikita veramente brutto, ma non sappiamo, e ripetiamo, non sappiamo se è stato rivolto proprio alla concorrente triestina. Ancora una volta Luca Onestini al centro di questa polemica, anche se in questo caso non si sa, ripetiamo, se la squalifica chiesta sia proprio giusta, perché alcune fan di proprio Nikita Pelizzon sostengono che Luca abbia lanciato del sale per scaramanzia nei confronti della Pelizzon. Cosa quindi che ripercorrerebbe proprio quello che è successo alla Ferruzzi, vi ricordate, a inizio GF VIP. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di un gesto rivolto a Nikita? Questo non lo sappiamo. Nel video che circola sui social si vede Onestini che mentre è in cucina prende il barattolo del sale e dopo averlo usato getta proprio qualche granello alle sue spalle. Ovviamente tutti i fan di Nikita la sostengono caldamente. E un gesto del genere per la loro beniamina significherebbe squalifica per Onestini, ma noi vogliamo andare con la buona fede e sicuramente vi diciamo che il gesto era generico. Bisogna vedere se il grande fratello VIP non troverà altri audio o cose simili in base a questo gesto e potrebbe veramente scattare la squalifica, perché a questo punto c'è anche il precedente della Ferruzzi. Su Twitter c'è anche chi ha difeso Luca, nel video si sente chiaramente rumore di palle da biliardo, Luca guarda chi sta giocando, cioè Oriana. Poi butta il sale dietro le spalle come fanno molte persone quando avanza, è infamato sicuramente da molte persone perché ovviamente è andato contro una beniamina, Nikita Pelizzon, che ricordiamo in testa a tutte le classifiche, però ha un'Antonella Fiordelisi che sta recuperando alle sue spalle. Nel caso del sale grosso è intervenuto anche Matteo Diamante, che si è scagliato contro Luca, l'ex naufrago si è detto convinto che quel gesto però era rivolto anche a Nikita Pelizzon. Dovresti essere fortunato se ti passa vicino Nikita e non lanciare il sale, dice Matteo. Questo sei e questo rimani, non cambierò mai idea. Intanto, amici di Nova News 24, se avete visto il gesto così infamato da tantissime persone, da tantissimi utenti, diteci voi cosa ne pensate. Intanto, se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.